Prima Radio. Ancora buongiorno, benvenuti su Prima Radio. Una buona giornata. Prima parlavo di amici, io sono cintura nera, che seguo amici da 20 anni praticamente, da quando è nato, dal primo. Sabato sera ero nel divano e seguivo questa fase del serale. Ritorno indietro a quando c'è stata una sfida, ancora non eravamo al serale, ed entra a far la sfida Ibla. E ci siamo guardati a casa tutti i familiari e abbiamo detto: ma da dove arriva? Poi ho scoperto che è siciliana, è di Agrigento, e ho detto: è siciliana adesso. Però ragazzi, la forza che ha mandato in estasi, tra l'altro, come dicevo prima, anche direttori importanti come Linus, per esempio. Ibla è al telefono in questo momento. Ibla, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao, che piacere. No, ma sai, quando sei entrata nella scuola perché hai fatto la sfida, abbiamo capito che era un talento pazzesco. Se ritorno al sabato sera al serale e non immaginarti all'interno, ma non per piangeria, perché secondo me tu potevi arrivare, visto il disco come sta andando, anche a Libertà, un disco comunque che ci piace molto. Cioè, a noi ci dispiace. Grazie. Che non ti vediamo attualmente al serale, che facevamo il tifo anche per te. E dispiace pure a me, devo dire. Ti sei un po' incazzata? Ma allora, devo dirti che diciamo che ero pronta all'uscita, perché ho cercato di vivere amici ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché sapevo che realmente alla fine è così, no? Nel senso, non sai mai quando finisce tutto. Quindi nel momento in cui sono uscita ho detto: vabbè, vabbè, è finita, si riparte di nuovo da capo. Capito, però adesso nel quadro finale, dico, ci sono alcuni che sono molto omogenei, cioè, nel senso, una come te con quello stile che in Italia tra l'altro difficilmente riscontriamo, anche con questa carica latina che tu portavi, secondo me ci stava tutto. Se non ricordo, proprio i direttori, in questo caso Linus stamattina menzionavo, ha fatto i complimenti proprio a te, o sbaglio? Sì. Abbiamo fatto una sfida, ricordo, di cover. Lui mi mise al primo posto, per me è stato veramente bellissimo. Sì, comunque mi ha molto apprezzato Linus, devo dire anche tanta gente, tanti giudici dentro, amici. Però purtroppo sai che c'è, qualche volta penso che, come dici tu, non c'è in Italia, queste sonorità ancora non ci sono. Quindi nel momento in cui magari c'è qualcosa di non sentito, chiamiamola novità, chiamiamola come vogliamo, magari la gente non è abituata a questo e lì rischi di non essere capita, e forse è quello che è successo a me. Senti, ma direi sì, credo che ci sia, è la stessa cosa che avviene magari in fase più piccola, cioè Mario Biondi, nel senso che lui già è un grande artista affermato, ma anche lui ha difficoltà su determinati fronti della discografia italiana, comunque della rotazione radiofonica e quant'altro, nonostante secondo me il nostro Mario Biondi, ce lo teniamo stretto, e che è siciliano pure lui. Esatto. Cioè, è una forza della natura, voglio dire. Se arriva una Ibla che... ma pure per me. Se Ibla arriva con una carica di quel tipo, quel genere, che ovviamente è il mercato italiano, ma diamo la possibilità. Con tutto il rispetto, dico, per H7 piuttosto che Daddy e altri che sono rimasti. Io ci sono rimasto male anche per Enula. Comunque, detto, chiuso parentesi questa cosa qui, per te comunque si sta avendo un bel periodo, perché noi almeno Palermo, Sicilia, Trapani e dintorni, la libertà piace, ma sai, no, è vero, è bellissimo. No, guarda, posso dirti che quando sono uscita, perché naturalmente quando tu stai dentro la casetta non hai il contatto con il pubblico, quindi realmente non sai chi fuori ti supporta, se c'è anche qualcuno oltre i tuoi genitori, no? Che supportano la tua musica. Quando io sono uscita dalla Sicilia ho avuto un supporto e un amore che, ti dico, non mi aspettavo così tanto. È vero, è vero. Ma ho un po' sottovalutato la mia terra e invece mi è arrivato un calore meraviglioso. Tu in questo momento sei in zona gialla perché sei in altre parti d'Italia, o sei ad Agrigento e quindi zona arancione? Sono ad Agrigento, poi penso di partire a poco, tra breve, però per adesso sì, sono ad Agrigento. Senti, ma i progetti... Tra l'altro chiuse in casa. Chiuse in casa, ovviamente. I progetti di Ibla, adesso tu che sei una molto, secondo me, molto summer, che secondo me io ti vedo
Hai fatto tra l'altro oltre 500 live, quindi sei una che comunque di live ne ha fatti. Ma la tua estate come sarà trainata da Libertad? Allora, io naturalmente uscirà il mio EP, quindi già questa sarà una cosa super positiva per me, dove dentro ci saranno sia brani editi, cioè quelli che abbiamo già sentito da Amici, Libertà, Lontano da qui, Nota Gusta, e poi ci saranno altri brani che tra l'altro si discostano tanto da quelli, magari come tematiche, anche forse un po' come sound, cioè siamo sempre su quella zona lì, però c'è molte cose diverse, infatti non vedo l'ora di farle ascoltare, perché uscirà un'altra parte di me in quei brani. Sì. E poi mi aspetto e spero da morire nei live, perché come dici tu, per me i live sono vita, nel senso io non riesco ad immaginarmi la musica senza live, quindi spero vivamente che si possano riaprire anche in piccolo i teatri o i palazzetti, qualcosa per poter fare musica, perché credo che è una necessità che abbiamo tutti, non solo noi artisti, ma in generale la gente. Senti, tra l'altro la canzone Libertad è stata Disco Today, noi è un disco che penso avrai avuto modo, chi lavora per te, di capire che almeno da queste bande qua la libertà ha suonato e continua a suonare, quindi insomma già, dire, con tutto il rispetto per gli amici di Agrigento, i colleghi di Agrigento, insomma qui abbiamo fatto il nostro dovere. Senti, ma il singolo estivo dovrebbe essere Note Gusta, cioè sì, dovrebbe. Allora diciamo che poi tutti e tre fondamentalmente sanno di estate, ma proprio perché comunque è una mia necessità e credo sia la necessità di tutti di sorridere, di avere questa sonorità leggere, ma sai, io lo penso più lontano da qui, però poi è una percezione, non lo so, è soggettiva. Senti, io sono molto felice di averti intervistato, perché tra i talenti, diciamo così, anche se insomma gente che fa musica da molto tempo come te, ad Amici, mi ha fatto molto piacere averti qui da siciliano soprattutto. È un piacere immenso anche per me. Ti arriverà un altro invito sicuramente, perché insomma c'è anche Sicilio Nere, che è una cosa televisiva che faccio, e spero insomma di averti anche lì in video, se ti piace fare. Sempre pronta. Detto questo, già non so adesso se Clarisse o gli altri, mi raccomando, l'artista ha detto sì, che è una cosa importante. Quindi allora la sentiamo su Prima Radio, la canzone di Ibla, e mo la presentiamo insieme. Che dici? Dai, presentiamola. Signore e signori, per Prima Radio, Ibla canta. Vai. Libertà. Ciao Ibla. Ciao, un abbraccio grandissimo, grazie. Prima Radio.